Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, ben trovati in questa nuova live del mercoledì, perché questa settimana abbiamo anticipato per esigenze mie di vaccino, perché domani tocca la seconda dose di vaccino e quindi sicuramente domani sera non sarei stato in grado di streamare. E quindi abbiamo anticipato al mercoledì. Oh, buonasera, buonasera. Allora. Nel frattempo che aspettiamo che si colleghino un po' di persone. Oh, buonasera Dante, buonasera. Dove eravamo rimasti con Sis? Aspettate che metto la scena di Sis. Eccolo qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Allora. Continuiamo con SIS, scrittura in streaming. Continuiamo con la stesura del nostro racconto. Com'eri su Twitch per caso? L'avevamo detto settimana scorsa e l'abbiamo detto, l'ho scritto, l'ho messo anche su Instagram, ho avvisato su Instagram che avremmo anticipato al mercoledì. Buonasera, buonasera anche al mostro dei biscotti. La chat non si aggiorna qua. Come mai? Come mai non si aggiorna la chat? Fatemi risolvere questo veloce problema. Allora. Ah, non usi Instagram. Perché non si aggiorna la chat? Il colore del testo è nero, dovrebbe visualizzarsi. Vabbè, non funziona il chat box. Non capisco perché. Non capisco perché dovrebbe funzionare invece. Va bene, facciamo lo stesso. Allora. Facciamo una rilettura del racconto, cosa dite? Lo rileggiamo? Io non l'ho più riletto da quand'è? 2 settimane fa abbiamo fatto l'ultima puntata di SIS, quella quando c'era stata il premio Strega. Lo rileggiamo velocemente per capire dove eravamo arrivati e poi cerchiamo di arrivare a un punto, perché qua dobbiamo ancora arrivare al momento vero di confronto. Superiamo il bambino, esattamente, Dante. Allora. Il titolo per ora, titolo provvisorio, vediamo se lo teniamo, sembrava bullismo. Quindi, il treno si ferma e l'orecchio di Teresa viene quasi strappato dagli auricolari che tengono a penzoloni il cellulare. Si era assopita, complice la monotona voce del conduttore di un pessimo podcast di cronaca nera. Il conduttore è un suo amico e l'indomani le chiederà sicuramente un parere sulla nuova puntata. Lei ovviamente mentirà, come fa sempre in redazione. Alza lo sguardo, riemergendo nella società civile che aveva abbandonato pochi minuti prima, sprofondando nel sedile in pelle sintetica blu che le si appiccica alle cosce. Avrebbe dovuto mettere dei pantaloni. Accanto a lei fortunatamente non c'è nessuno. Non avrebbe sopportato il sudore di un estraneo, già il suo le dà la nausea. Il vagone è pieno per metà, i pendolari come lei si nascondono in mezzo a chi ha bisogno di mostrare il biglietto al controllore, un campionario di personaggi che difficilmente avrebbe scelto di inserire nel romanzo che sta scrivendo, l'eterno romanzo incompiuto che chiunque in editoria ha nel cassetto, il biglietto da visita di ogni aspirante che si rispetti. La parola scrittore porta sfiga, si pronuncia solo dopo aver firmato un contratto. La studentessa universitaria che ascolta un messaggio audio infinito, il ragazzo nero con la polo dell'azienda sudata, la madre con il bambino rumoroso, c'è sempre un bambino rumoroso in una carrozza del treno. Quel tipo di personaggi che David Foster Wallace, in un vecchio discorso davanti a una platea di ventenni iperscolarizzati, prodotto di un costosissimo college privato, avrebbe incitato a compatire. A cercare una motivazione e un senso dietro a comportamenti semplicemente fastidiosi, come il togliersi le scarpe, l'urlare al telefono o anche solo fregarsene se il proprio figlio sta correndo per il corridoio in maniera isterica. Per Wallace quei comportamenti sarebbero il sintomo di un passato travagliato, una situazione familiare o lavorativa tesa, il frutto di una vita decisamente peggiore di quella di Teresa. Ma a Teresa
È sempre stato sui coglioni David Foster Wallace e a farsi fare la morale da un sociopatico con manie depressive anche no. Si alza dal sedile senza nemmeno sforzarsi di guardare fuori dal finestrino. Non le interessa dove il treno si è fermato, le interessa soltanto che riparta il prima possibile. Rovescia nella borsa la sua roba disseminata sul tavolino, bottiglietta d'acqua, taccuino, iPhone, senza dimenticarsi il caricatore nella presa incastrata tra le due poltrone. Percorre il corridoio alla ricerca del controllore che intravede nel vetro crepato della porta che divide la sua carrozza da quella successiva. Sa di non poter far niente per velocizzare la ripartenza, ma lamentarsi è la cosa che le riesce meglio, o almeno così le hanno ripetuto per tutta la vita. La maniglia di metallo, scolorita dalla pressione di centinaia di migliaia di mani diverse, scivola tra le sue sudaticce. Le fa schifo toccarla, ma le fa ancora più schifo pensarlo. La porta del bagno la colpisce, una, due, tre volte. Il bambino di prima, quello rumoroso, quello la cui madre in questo momento sta ridendo davanti a un reel su Instagram, si sta divertendo a testare la solidità dei cardini smangiati. C'ho un attimo di dubbio su questo che non mi piace tanto. Oh, buonasera, Kierrid. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera. Che bello ritrovare anche quella anche no. Quella anche no mi piace tantissimo. Lo dico, quella anche no mi piace tantissimo. Invece di uccidere il padre, uccidiamo il bambino. Ah, la chat a schermo si è ripresa? Ottimo, ottimo, per fortuna. Non mi convince tanto. Adesso poi iniziamo a bomba e iniziamo ad andare avanti perché dobbiamo macinare un po' di frasi. Però l'ultima frase non mi convince tanto quella ripetizione di quello rumoroso, quello la cui madre in questo momento, cioè quello la ripetizione mi piace, ma il quello questo, non lo so cosa ne pensate voi, però il bambino di prima, quello rumoroso, virgola, quello la cui madre in questo momento non mi piace tanto, quello la cui madre in questo. Stasera scrivo mentre ti ascolto. Wow, grazie. Questo. Come la risolviamo questa frase, ragazzi? Qualcuno ha delle idee per mettere a posto in questo momento che non mi piace proprio? Il bambino di prima, quello rumoroso, quello la cui madre. Non lo so. Forse potremmo semplicemente dire, esatto, potremmo semplicemente toglierlo. Sono d'accordo, Dante. Il bambino di prima, quello rumoroso, quello la cui madre sta ridendo davanti a un reel su Instagram, si sta divertendo a testare la solidità dei cardini smangiati. Perfetto, la semplicità premia sempre. Esatto, Kerry, sono completamente d'accordo. Benissimo, allora ragazzi, dobbiamo quagliare stasera, dobbiamo quagliare, quindi. Prima missione, sbarazzarci del bambino. Ok, la prima missione è sbarazzarci del bambino che, ricordo per chi non c'era l'ultima volta. Allora, il racconto, siamo in un treno. Protagonista è Teresa, 30 anni, giornalista, aspirante scrittrice. È su questo treno, il treno si è fermato, lei sta andando al controllore a lamentarsi, ma secondo me non ci arriverà, cioè non avrà mai l'occasione di farlo. Perché? Perché questo bambino le ruberà il taccuino, vero? Avevamo detto taccuino, vero? Sì, eccolo qua, taccuino. Non avevamo descritto il taccuino, però lo possiamo descrivere adesso, perché prima l'abbiamo accennato, poi lo descriviamo. Secondo me potrebbe avere un senso. Il bambino ruberà il taccuino, che poi mi viene adesso, ripetendo taccuino, mi verrà da dire tacchino, sicuramente. E lo depositerà, lo lascerà andare nei pressi del sedile di Claudia, che ripetiamo, Claudia è. Io ho perso il foglio su cui mi ero appuntato le cose la prima sera. Quindi, da quello che mi ricordo, Claudia, ci avevamo detti. Non avevamo parlato un po' di Claudia. Come sarà questa Claudia? Non avevamo parlato tanto di questa Claudia, da quel che ricordo, però comunque era la vittima di bullismo in qualche modo, perché Teresa la bullizzava ai tempi delle superiori. E niente, ci sarà, diciamo che dobbiamo giocare molto sulla dinamica del dove
due persone che hanno avuto dei trascorsi però non necessariamente biunivoci, cioè nel senso non necessariamente uguali per entrambe, che si riconoscono ma non necessariamente entrambe si salutano, nel senso una delle due potrebbe decidere di non salutarla, sarebbe forse Teresa, la riconosce ma non la saluta appositamente, insomma su questo ci possiamo giocare. Taquino is new pistola di Chekhov, esattamente, quindi io direi liberiamoci del bambino e poi pensiamo alla dinamica tra queste due. Allora, sto bambino si sta divertendo a testare la solidità dei cardini smangiati, che avevamo chiuso proprio con la scelta dell'aggettivo dei cardini, e i cardini dei bagni, dei treni regionali sono smangiati per definizione. Quindi a questo punto qualcuno mi aveva chiesto l'altro giorno, mi sembra, com'è scrivere con la low free, con questa tastiera. Ecco, tutto bello se non fosse americana e quindi ha i simboli sballati, non le lettere, ma i simboli, e quindi bisogna ricordarseli a memoria, e l'apostrofo non è uno di quelli che non è posizionato nella maniera giusta. Allora, il bambino esce dal bagno, la fissa come solo i cuccioli d'uomo in un'età compresa tra i 5 e gli 8 anni sanno fare, un misto di sfida e disprezzo. Sì, vorrei quasi, io me la sto immaginando come un confronto alla Sergio Leone, ok? In luogo chiuso, ok? Cioè questa donna trentenne, questo bambino proprio davanti che le sbarra la strada. Il taccuino, se ho capito bene, è nella borsa, però, quindi o magari nella fretta la borsa era semiaperta, assolutamente sì, e il bambino più che rubare lo fa cadere con un urto, se no non saprei. Il taccuino sborda dalla borsa, secondo me. Il taccuino sborda dalla borsa. Io me la immagino così. È in una borsa molto piena, molto zeppa di roba. Il taccuino è in cima. Fa capolino. Serve specificare la società del bambino, del bimbo? Allora, io non l'avrei specificata, però anche l'altra sera abbiamo un po' discusso su sto bambino, se vi ricordate. Abbiamo discusso sul fatto che, ma sto bambino perché deve rubare il taccuino, ma il bambino, cosa intendiamo per bambino? Ed effettivamente il bambino è una definizione un po' lassa, è un po'... cioè... non lo so, dite che appesantisce, dite che stiamo perdendo troppo tempo su questo bambino, però adesso
non lo so, forse mi ci sto anche affezionando a questo bambino. E vedete che basterebbe dire, però ecco, secondo me se togliamo da questo tipo di approccio la fascia d'età, risulta un po' superficiale la frase. Cioè, la fissa come solo i cuccioli d'uomo sanno fare, fa proprio schifo. Però lo teniamo, poi vediamo. Comunque la capacità di radiografare le intenzioni di chi si parla davanti. Potremmo invece che bambino dargli un'aggettivazione che dia anche l'idea dell'età del fastidio, moccioso. Allora, moccioso a me non è mai piaciuto molto. Lo trovo un po' vecchio come termine, moccioso. Però effettivamente possiamo. Per esempio, io preferisco chiamarlo nano. Nano è più simpatico anche, più. Cioè, è sia simpatico che. Dipende sempre da come è inserito nano. Moccioso è molto. Cioè, sono quelle classiche parole che non usi mai nella vita di tutti i giorni. Cioè, almeno a me non verrebbe mai in mente di utilizzare nella vita di tutti i giorni moccioso. Nano va bene. Possiamo sostituirlo anche prima, eh. Nano è assolutamente politicamente scorretto, ma a tutti i livelli. No, a parte quello. Comunque, non so, si potrebbe anche. Quante volte abbiamo usato la parola bambino? Il bambino, cucciolo d'uomo. Bambini sono come animali. Per ora non abbiamo ancora. Non siamo ancora arrivati alla soglia, però. Effettivamente ci servirà un altro modo di chiamarlo prima della chiusura dell'arco narrativo del bambino, chiamiamolo così. Ecco, tipo adesso. Tipo adesso non so come chiamarlo. Ok, tu dici per non specificare l'età di dargli un'aggettivazione. Può stare, eh. Però sai che. Dici sopra? Nel paragrafo prima? Bambino esce dal bagno, lo fisso sulle cucine d'uomo.
Non vi piace quella frase come solo i cuccioli d'uomo di un'età compresa tra i 5 e gli 8 anni sanno fare? Ecco, usare Hobbit però già caratterizza il narratore, che ricordiamo è una terza ma soggettiva, è la terza dal punto di vista di Teresa. Teresa è una tolkieniana? Bisogna anche capire un attimo l'humus, il background narrativo, il background culturale di Teresa. Perché sicuramente se fossimo davanti a un altro tipo di personaggio, Hobbit totalmente perfetto, proprio azzeccatissimo. Qui forse potremmo stare più dalle parti dell'Umpa Lumpa. Una roba del genere, dico io. Che è anche più inquietante. Questo rovina carriere è cattivissimo. Questo rovina carriere è a livelli. No, però è anche un po'. Secondo me è anche un po' datato. Cioè, è cattivo e un po' datato, come. Però è molto divertente. Un palumpa ci potrebbe stare, un palumpa. Sì, dai, dai, teniamo un palumpa. Come si scrive un palumpa? Attaccato, staccato. Sono due parole. Cerchiamo. Cerchiamo, sono due parole. Umpa lumpa. Perfetto, What was artificial? It was all fake. perfetto. Allora. Ecco, una roba così. Tipo, Teresa finge indifferenza, ma i bambini sono come animali, fiutano la paura. Il nano la punta, corre nella sua direzione. Sì, lupa, sì. Corre nella sua direzione e lei non può far altro che scansarsi, appiattendosi contro la parete del corridoio. L'umpalumpa però non è soddisfatto. E con una, aspetta, qua che cosa ho scritto? Destrezza, non detratta. Destrezza. Che non le permette di reagire, fa scivolare il taccuino che sbuca dalla borsa di Teresa nelle sue mani. Comunque farei avvenire il furto off screen. Dici, Sol? E se ne accorge dopo rientrato al posto, pensa che l'uomino gliel'abbia rubato e si reca al posto dell'uomino dove incontra Claudia. Di che fine fa il taccuino? Veramente non ce ne frega nulla. Allora, di che fine fa il taccuino? Non ce ne frega ma niente di niente di niente. Però mi piaceva dargli un po' più di ritmo a sto racconto, che secondo me rischia di rimanere un po' statico. E un bel inseguimento in una carrozza del treno, secondo me ci può dare un po' di ritmo, che poi, nella seconda parte potrebbe mancarci. Show don't taccuino, show don't taccuino, don't show the taccuino, direi, aggiungerei, don't show the taccuino. Al taccuino adesso lo abbandoniamo velocemente. Lasciatemi fare
diciamo, questo inseguimento e poi ci dedichiamo. Ragazzi, oh, preparatevi, eh. Ho bisogno di idee su questa Claudia. Cioè, ragioniamoci su questa Claudia perché dobbiamo farci venire qualche cosa, su Claudia. A proposito, ieri sul tema bullismo sto leggendo questa raccolta di racconti che è Nero Confetto di Giulia Sara Miori, pubblicato da Racconti Edizioni. C'è un racconto sul bullismo bellissimo, bellissimo, ma veramente, veramente bello. Breve, molto breve. E cioè, ecco, sul cappello, veramente, un racconto di tutto rispetto. E devo ancora, cioè, ho letto solo tre racconti per ora, però. L'hai preso anche tu, guarda. I primi tre mi hanno veramente convinto molto. Cioè, per ora ne ho letti 3 su 21, ma questi tre, tutti e tre di alto livello, ed è difficile, no? Dare continuità in una raccolta. Potresti già dire per aumentare la velocità dell'azione, fa scivolare il taccuino che sbuca dalla borsa di Teresa nelle sue mani e scatta. Bravo, grazie, Kerrid. Bravo, così, così, esatto. Fa scivolare il taccuino che sbuca dalla borsa di Teresa nelle sue mani. E scatta nel corridoio. Allora scatta e scatta, corre. Non mi piace scatta. Cioè, beh, ci sta, scatta, però vorrei qualcosa di più. Fa scivolare il taccuino che sbuca nelle sue mani e sfreccia. Si lancia. Si precipita. Non lo so. Si precipita, non lo so, non lo so. Sfreccia nel corridoio. Si fionda anche. Corso da Oompa Loompa. Non. Oh, meglio abbandonarla. Meglio abbandonarlo la figura dell'Umpa Loompa. Allora, teniamo sfreccia per ora. Che ci dà anche. Bravo, questa è un'ottima idea. Perché adesso ci dà la possibilità di fare un po'. Un attimo. Di saltare un po' di passaggi. Assolutamente. Quindi. Non lo so, mi piace. Esatto, me ne sono accorto mentre lo scrivevo, esattamente, sì. Va dato per scontato assolutamente.
schifo, 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 schifo. Allora. Punto di partenza. Dici Sara, costretta all'inseguimento, Teresa si ritrova. Si ritrova di nuovo al punto di partenza. Teresa non insegue imbarazzata fino ed oltre il suo posto in disp... Ecco, però non vorrei stare troppo sulla geografia del... della carrozza. Cioè, risulta un po' meccanico, secondo me, se andiamo a dire ha fatto tot passi in avanti, poi tot passi all'indietro. Formalmente è quello, cioè nel senso è quello che succede. Però... non lo so, Non lo so, vediamo come è venuto il paragrafo. Costretta all'inseguimento, Teresa si ritrova di nuovo al punto di partenza, imbarazzata nel correre dietro un bambino che non conosce, indispettita dal disinteresse generale, finché per fortuna il ladro decide di abbandonare la rifurtiva per completare la perfetta uscita d'effetto, tuffandosi dietro il sedile dell'ultima fila. Forse ci potrebbe stare un'altra brevissima frase dopo indispettita, cioè con un, sempre con un participio. Quindi imbarazzata, indispettita, però non so, cioè buttarla lì solo per fare del ritmo, per me il ritmo è tutto e quindi ci potrebbe anche stare, però diciamo che da un punto di vista narrativo quello che dovevamo dire su sto bambino l'abbiamo detto, il bambino è scomparso. Ciao Laura, ciao. Quindi il bambino è scomparso. Ora ci possiamo. Infastidita, dici? Potrebbe sì, infastidita. Indispettita, infastidita? Brazzata in su. Sono ridondanti, dici? Vabbè, possiamo anche lasciarlo così. Possiamo anche lasciarlo così. Tre mi paiono tanti, dice Laura. Perché... tre è sempre un numero interessante, funziona sempre. Vabbè, diciamo, dai, andiamo avanti, perché abbiamo qua da sistemare la parte clou. Allora, qua. Adesso, anche a me, però poi non so cosa metterci con infastidita, cioè imbarazzata, indispettita, infastidita...
Fastidita da che cosa? Non lo so. Fastidita da... Cioè, sarebbe una cosa che poi non è proprio... Cioè, sarebbe una cosa in più che si sente che è in più, secondo me. Però, vabbè. Sta Claudia. Allora. Sta Claudia qua. Perché adesso poi ci dovrà essere un po' di dialogo, ok? Dobbiamo capire anche come gestire il dialogo in questo racconto, perché non c'è ancora stato dialogo. Siamo a pagina 2. E non abbiamo il dialogo ancora, quindi dobbiamo capire come lo vogliamo fare questo dialogo. A me, personalmente, non piace scrivere il dialogo con le didascalie. Cioè, lo trovo veramente una roba antiquata, anacronistica. Cioè, per carità, si fa, lo scrivono tutti, però si può trovare, soprattutto nei racconti, secondo me, si possono trovare degli espedienti migliori al disse Luigi arrabbiato, rispose Gino con veemenza. Cioè, si può fare di meglio. Quindi secondo me io qua farei un dialogo molto... Anzi, io qua ce lo vedrei come un dialogo quasi senza virgolette. Cioè questo è un racconto che quasi sarebbe da metterci un dialogo senza virgolette. Bisogna vedere come lo gestiamo. Comunque, siamo arrivati qua. Il bambino è sparito. Il taccuino adesso lo facciamo ritrovare sui piedi, sulle scarpe. Ecco, che scarpe ha Claudia? Come la vediamo Claudia? Come ce la vediamo? Claudia, perché più o meno Teresa l'abbiamo capita un po' com'è. La visualizziamo più o meno Teresa. Claudia invece com'è? Perché deve essere sicuramente una bella ragazza, perché altrimenti non funziona il... Vistosa, dice Laura. Vistosa? Non troppo, secondo me, però sicuramente curata. Potrebbe avere degli stivali? Che stagione siamo? Chi si ricorda in che stagione siamo? Posh, cosa vuol dire Sara? Posh, non so cosa vuol dire Sara. Sui dialoghi sono d'accordo, secondo me nulla ci toglie dal fare un monologo interiore che immagina un dialogo che poi nel reale si traduca in un mi scusi si figuri. Vabbè sì, poi questa del reale finzione lo vediamo dopo. Sì, assolutamente, possiamo benissimo lasciare nel dubbio, assolutamente, assolutamente, sì. Faceva caldo, non ricordo che stagione era, però sicuramente faceva elegant, stylish, sleek, smart, chic, posh. Allora, Sara, c'è cioè, una parola che abbia un senso in questo... Sì, comunque sì. Sì. Più o meno è così, secondo me. Più o meno è così, se ho capito. Sì. Vabbè, sinonimi, questi sono i sinonimi di Posh. Allora. Ho un'idea. Tanto voi se avete idee, buttatele in chat, ragazzi, che ce n'è bisogno. Allora.
Disastro stasera, ragazzi, disastro. Intanto leggo un attimo cosa dite. Per amplificare il colpo di scena sulla bullizzata, il fatto che Claudia possa in qualche modo sembrare superiore a Teresa in quel frangente può avere senso. Teresa è in viaggio di lavoro, immagino sia abbastanza casual. Ritrovarsi qualcuno di posh potrebbe almeno a primo impatto metterla in soggezione. Sì, assolutamente. Teresa è casual, ma abbiamo detto prima indossa una gonna e non un pantalone. Ovviamente poi è giusto per ricordarcelo perché poi ci se lo dimentichiamo, perché altrimenti poi non si appiccica al sedile, quindi è fondamentale. Come si chiama la parte del piede, diciamo, il collo del piede? Il collo del piede. C'è un collo del piede esterno e un collo del piede interno? Nel calcio si dice di collo esterno e di collo interno, però non so se si usa anche nella vita normale. Il tapiro di Teresa. Nota subito, ma che dopo la caduta. Un angolo di 45 gradi, Teresa non sa neanche come è fatto un angolo di 45 gradi, Teresa. Qui che Teresa è andata subito, ha mancato per la caduta. Un sandalo, un sandalo. È meglio di uno stivale, giusto? Sì. Classica tizia con 200 sacchetti presi nei negozi di moda di Milano. È proprio un classico. Classica tizia. Sì, beh, poteva essere la scusa per dire con sto caldo gli stivali, ma va bene. Il taccuino che te l'ho dato subito ha mancato per la caduta. No, non si era detto alla fine di che colore, ce ne eravamo strafregati altamente perché era il discorso del ma i bambini sono attratti dai colori, ma figurati se rubano Måneskin nera, noi ce ne siamo strafregati e il taccuino è un taccuino e chi se ne frega del colore, dai ragazzi. Il taccuino che Teresa è andato subito ammaccato per la caduta è atterrato su delle unghie perfettamente laccate, lasciate, com'è che dicevi? Io ci butto firmato, così. Il questione riconoscimento è fondamentale. È fondamentale. E secondo me si riconoscono, ma la prima a parlare è Claudia. Assolutamente, assolutamente. No, 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 non vuole assolutamente parlare. Però ecco, adesso proviamo a vedere, perché secondo me non lo so, adesso c'ho qualcosa che mi frulla nella testa. Allora, è atterrato. Teresa ricorda, ma da quello che ci eravamo detti, per lei non è comunque un rapporto di bullismo. Meglio?
Sì, meglio. Sì, meglio. Prima di tutto, che cosa sta facendo in questo momento? Cioè, lei è una persona posh, abbiamo sdoganato questo termine che io non conoscevo per mia ignoranza. È una persona posh. Cosa fa nella vita? Ma soprattutto, che cosa fa in treno? Che sia un po' interessante, che non sia spippolare sul telefono. Sta mangiando junk food. Questo ci potrebbe dare la possibilità di inserire subito e rapidamente la faccenda fisico. Non mi dispiace per niente questa idea. Non mi dispiace per niente. Perché noi buttiamo lì un amo per un discorso che poi andremo a riprendere. Non mi dispiace per niente. Sì, mi piace questa cosa, questa azione del mangiare, mi piace. Mi piace perché poi noi abbiamo parlato all'inizio, no? Di chirurgia estetica, di insomma, di cambiamento forzato. Però è ancora più interessante se invece il cambio di fisico sia stato qualcosa di non, cioè di sicuramente, vabbè, può essere stato faticoso oppure no, però nel senso di organico alla crescita di questa persona, ok? Quindi che veniva bullizzata per un momento della sua vita. Interessante, come concetto. O per un qualcosa di, sai, ormonale, cioè. Assolutamente, assolutamente. Mi piace questa cosa che mangia. Plot was artificial, it was all fake. Mi piace il fatto che mangi. Sì. Naturale evoluzione, esattamente, esattamente. E questo assurdo, sì. Questo secondo me è molto interessante. Mi piace. Aspettate un attimo, magari se mettiamo la E davanti elegante, non sento la scomoda salute di quelle poltroncine, ragazzi. Ora, adesso, decidere il pacchetto di cosa infatti, ma
Noi dobbiamo un po' odiarla, Claudia, perché altrimenti di che cosa stiamo parlando? Cioè, noi in questo racconto dobbiamo cercare di stare sul bullo. Stiamo sul bullo. Tre ore si aspetta una persona complessata perché inconsciamente sa di averla bullizzata e si trova invece davanti a una persona risolta. Bravissimo solo. Ti vedo in forma stasera. Un sandalo Jimmy Choo, alzando lentamente lo sguardo, passando da un pantalone Zara a una camicia Sergio Tacchini, lo sguardo di Taylor si posa sul caschetto biondo di una donna che spirucca le ultime patine a menù McDonald's. È un po' tanto postmoderno. Sai cosa? È un po' tanto anni 80. È un po' tanto anni 80. Mi è piaciuto però l'easter egg Sergio Tacchini. È un po' tanto anni 80. Non lo so. Io questa cosa del nominare le marche, secondo me, dopo Ellis, basta. Cioè, se l'è inventata Ellis, negli anni 80 era una roba di rottura, ok? Perché i marchi erano una roba che in letteratura non si citavano, non si citava. Adesso mi sembrerebbe un po' forzoso mettercela. Cioè, adesso dovrò metterci un marchio, ma non lo so. Sicuramente ci dà la possibilità di descriverla, di dare quell'aria posh. Adesso cita l'artigiano di Essi. Sai che sarebbe figo buttarci dentro qualcosa di un po' più, di un po' più, sì, di un po' più contemporaneo. Anche il McDonald's. Qual è un junk food molto forte adesso? Tre industriale, ok, un pacchettino. Sì, esatto. Ok, artigianale, artigianale. Mai visto, no? Cioè le cose che è posh, ma adesso sto prendendo dimestichezza col termine, è posh quel qualcosa che magari non possono avere tutti, o che ce li hanno ma non sanno dove trovarlo. Sta cercando di farmi venire in mente un qualcosa che sia forte adesso dal punto di vista. No, ecco. Non so come dire. Ci serve qualcosa. No, deve essere comunque junk food. Lo so che adesso va tanto la roba vegan, la roba bio. Ci serve qualcosa di veramente. Un marchio industriale forte di junk food ora. Cazzo, adesso finché non ne esce fuori. Troppo milanese. No, ci sta, ci serve, anche perché questo se non è ambientato a Milano manca poco, cioè nel senso ci stiamo lì, siamo nella città grande, però brava il Giappone, brava, sai, il Giappone, una roba ipercalorica giapponese. Come cavolo si chiamano quei dolci maledetti? I mochi, mochi, si chiamano mochi? Come si scrive mochi? Mochi, i mochi sono junk food. Soba. No.
Non solo tanto junk food. Però vabbè. Mi piace però il mochi, mochi, mochi. Sì. È per fighetti. Non lo so, mi piace mochi, mi piace la parola. Via, andata, mochi. Esistono i mochi industriali? Beh, i mochi se li hai portati sul treno, che... E mochi sono... Sono... No, ramen burger, ragazzi, non esageriamo. Ma no, i mochi sono i dolcetti giapponesi, giusto? Mi confermate? Cosa sono i dorayaki? Ma sta mangiando una cazzatina, eh. Non ditemi piatti Doraya. Ah, ok. E sono tipo quei cosi con la Nutella. Sì, che non sono Nutella. Però sono non ci sono industriali, Sara. Sti Dorayaki. No, invece mochi industriali ci sono, secondo me. Fammi vedere. C'è un pacchettino di mochi in Giappone. Di importazione. Vabbè, dai, mochi, mochi. Sono dei pallini, ma sì. Sembra un panino con la Nutella. Lo so, è carino quello, è carino. Dici che è un po' più calorico? Ah, quello con la salsa di fagioli. Deve essere anche buono. Però effettivamente il fatto che sembra un panino con la Nutella. Ci saranno sti dorayaki industriali, figurati, sicuramente ci saranno. Dorayaki industriali. Voglio vedere se c'è proprio la foto di un pacchetto di Dorayaki. Perché qua li vedo tutti da fare. Cioè, li vedo tutti, come dire, come i pancake istantanei, no? Anche a me è venuto un po' fame, effettivamente. No, vabbè, se ci sono. L'importante è che ci sono, Sara. L'importante è che ci sono. Perfetto. Dorayaki. Perfetto. Ci sta, ci sta, perché noi diciamo Dorayaki. E poi diciamo anche che sembra un panino con la Nutella. I mochi in confezione ci sono, lo so. Però i Dorayaki fanno più. Ecco, perché sti mochi, secondo me, c'ha un po' di zuccheri. Cioè no, di zuccheri ne avranno, però sa un poco di... Sembrano elfi, da un punto di vista così visivo. Invece sti dorayaki, visto che sembrano dei panini con la Nutella, danno un po' effetto junk food. Sì, mi piace, mi piace. Allora, ragazzi, insomma, almeno se si è accorto era caduto, ma sta continuando a mangiare in maniera disinvolta. Esiste un pacchetto di dorayaki. Vabbè, io lo butto così. Ora Yaki. La ragazza sembra almeno se si è presa il caduto. Sta cosa mangiare non è un paese di ora Yaki. Dobbiamo fare lo spiegoncino, sì, perché se io becco. Come un pacchetto no? Sono in confezione ma. Sono in confezione ma porzioni. Aspetta che mi ha mandato la foto, Sara. Ah, oh, guarda qua, guardate qua, aspetta. Aspettate. Allora, pacchettino di dorayaki. Sì, questo ho comprato a... non so neanche un nome di un quartiere di Tokyo, a Akihabara. Però... in una busta fucsia. La possiamo usare. La possiamo usare, la busta fucsia. Ma sta continuando a mangiare in maniera disinvolta. Ma dei dorayaki. Maniera disinvolta. Come si chiamano? Kanji? Kanji, giusto? Shibuya, Shibuya, va bene, Shibuya, stesso. Come si scrive Kanji? Kanji giapponesi.
K-A-N-J-E, ok. Certo, si potrebbe evitare di dire kanji giapponesi, però diamo anche qualche, diamo, facciamola sta ripetizione. Dobbiamo dire cosa sono questi tutorial? No, non lo diciamo. Uno solo va a cercare. C'è Google? È didascalico kanji giapponese? No, dai, non è didascalico kanji giapponese. Secondo me risulta un po' tirarsela se in sta frase non diamo una cazzo di coordinata. Perché la ragazza non sembra nemmeno essersi accorta dell'accaduto. Non spieghiamo. No, non spieghiamo i dorayaki, però kanji giapponese secondo me ci può stare. La mangiare in mania di risvolta. Dei dorayaki estratti da una busta fucsia, tempestata di kanji, forse va bene tempestata di kanji. Va bene, dai. Va bene, siamo così, siamo cattivi e gli ignoranti s'attaccano e usano Google. Mi immagino già la recensione della cosa seria. Grande padronanza della cultura giapponese. Come si scrive kanji? Esattamente. Come si scrive mochi? Come si scrive? Va bene, ok, chiudiamo questa parentesi giapponese, questa parentesi giapponese che ci ha dato, secondo me, un bel tocco, eh. Ci ha dato un bel tocco perché, ragazzi, secondo me sono dettagli fondamentali. Ora qua io ci metterei una chicca, ci metterei una chicca. Ragazzi, non sembra essere una cosa. No, aspetta che. Sto andando al passato, devo stare al presente. Dominato dalla noia, sfoggiato nella noia, dall'incomprensione, sfoggiato nella noia, mi piace, mi piace. Dominato dall'incomprensione. Ok. Il viso ricorda il suo ultimo match su Tinder, un disastroso appuntamento dominato dall'incomprensione sfociato nella noia di una sterile conversazione portata avanti unicamente nella speranza. No, portarsi a letto no. Portata avanti dobbiamo cambiarlo. Tirata avanti. Plot was artificial, it was all fake. Tirata avanti non mi piace. Proseguita. 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 Continuata. Continuata. Non lo so, continuata. Fa un po' schifo, continuata. Proseguita, continuata. Sfociata. Giustificata soltanto dalla speranza di. Sì, c'hai ragione. C'hai ragione, sì. Hai ragione, assolutamente ragione. Giustificata, sì. Giustificata soltanto dalla speranza di. Ok. Allora, secondo me qua. Ecco, ci sta, mi piace Kerry, eh.
mi piace anche lo stile perché una scopata di dente comunque, mi piace soprattutto quel comunque. Però io non lo voglio dire se poi, cioè io lascio la speranza, non lo so, non lo so. Lasciamo tutto il cordon leash dei tacchini. Sì, oggi Kerrid sei molto minimalista, ma mi piace. Travel blogger, me lo segno sbagliato, devo metterci un trattino. No? Vabbè. No, non si va a mettere un trattino in teoria. Comunque, allora, mi piace, secondo me, come stiamo arrivando a Claudia. Perché? Perché noi qua adesso abbiamo già creato cioè, Teresa è attratta da Claudia. Anche secondo me è staccato. Teresa è attratta da Claudia. Questo secondo me è molto forte. È molto forte come cosa. E ci dà la possibilità di tenerci come rivelazione finale il fatto che lei la bullizzasse. Io prima ero in dubbio sul tenerla come rivelazione finale, perché mi sembrava un po' depotenziante, cioè che rivelazione è il fatto che lei si accorga di essere stata una bulla? Secondo me invece adesso, con l'attrazione di mezzo, le cose cambiano. Le cose secondo me cambiano. Allora. E adesso ci vuole l'interazione diretta però, è inutile girarci ancora attorno, abbiamo fatto 2 pagine e mezzo di girarci attorno, ma ci vuole l'interazione tra le due. L'interazione tra le due. Dicevamo prima, si accorge prima quell'altra, se ne accorgono tutte e due, chi delle due parla per prima? A mio avviso, messa giù così, il riconoscimento da parte di Teresa deve avvenire dopo un qualcosa di Claudia, perché altrimenti è ingiustificato. Cioè lei in questo momento l'ha notata e ha notato che è una bella ragazza. Ah, beh, effettivamente anche ne vuole uno, sarebbe interessante, Thierry, sarebbe interessante, sì. Sai che non è. Però tolgo lei. Metto il tu. Ne vuoi uno. Claudia l'ha già riconosciuta. Gli offre un Doriaki. E quando alza gli occhi, forse a quel punto. Però perché la riconosce? Però mi piace questa cosa del ne vuoi uno. Di domanda. Qua però ci vuole per forza la dita. Ci vuole per forza la didascalia. Mettiamo qualcosa in mezzo, sennò sembra veramente il colpo di scena da film di serie Z dove c'è la sedia di schiena che si gira e c'è il cattivone. Intanto mettiamo le virgolette. Ho parlato male delle didascalie fino ad ora. Mi sa che lo scriviamo con le didascalie, sto racconto.
Sa che lo scriviamo con le didascalie. C'è sempre questo, infatti bisogna stare attenti anche a non lasciare, cioè a non lasciare incompiuto le cose, perché noi diciamo, parliamo, caratterizziamo cose, però poi non scriviamo tutto quello che diciamo. Cazzo, questa frase nella mia testa c'era, non riesco. E chi è sconosciuta? Brutta sta frase. Ne vuoi una chiedere la sconosciuta? Ma chi se ne frega di sta roba? Ne vuoi uno, basta. Neanche le virgolette, non tieni neanche le virgolette, vabbè, chi se ne fotte le virgolette, adesso vediamo un massimo, togliamo se dopo non servono. Allora, sai che non lo finiamo neanche stasera sto cazzo di racconto. No, non lo finiamo stasera, però ci siamo quasi. Se invece la dita classica mettessi una descrizione tipo voce sfodente ma con un'inflessione di freddo sarcasmo perfettamente intonata dalla proprietaria che allunga con una chance la conversazione. No, 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 troppo. No, la terra è una via di mezzo. Cioè ci sta, tu dici di sto personaggio non sappiamo un cazzo. Ci sta anche cercare di saperne qualcosa in quel modo. Io descriverei l'effetto di rivolgere la parola su Teresa. Ne vuoi uno, è un fulmine su Teresa. Non lo so. Non lo so, Sai che... Allora, in questo momento cercate di cerchiamo di pensare a quello che potrebbe pensare un lettore che non sa di che cosa tratta il racconto. Ok? Che cosa abbiamo descritto per ora? Abbiamo descritto una donna che è sul treno, che ha un po' di fobie, come ce le abbiamo tutti, che vicissitudini, bla bla bla, si trova davanti a questa ragazza, scopriamo adesso essere lesbica o comunque bisex o comunque attratta da questa donna, non mi metto a categorizzare assolutamente, quello che volete, però sai che
che non fanno ingrassare tanto. Allora, magari non esattamente questa frase, ma è interessante, questa cosa. Molto interessante questo. Questo molto interessante, sì. Molto interessante, perché noi siamo in una logica in cui il lettore si aspetta il flirt tra queste due, eh? Ok? Siamo in quella logica lì. Quindi secondo me possiamo andare anche belli distesi, anche belli tranquilli, perché il lettore poi ci butta dentro quello che vuole in questa dinamica. Il classico incontro sul treno. Classico inflazionato incontro sul treno. Ora c'è da capire come Claudia possa dire qualcosa che trigger in qualche modo la memoria di Teresa e che faccia staccare dall'interesse e dall'attrazione fisica che prova in questo momento. Non è facile, ragazzi, non è facile. Dobbiamo giocare sui dettagli, sulle sfumature. Ci sono qualche secondo, ok? Esattamente. Una finta gentilezza. Una frecciata. E quel non fanno ingrassare è interessante, eh? È molto interessante quel non fanno ingrassare. O non ingrassano. Niente capello e basta. No, allora, non esageriamo neanche da quel punto di vista. Cioè, ok, è divertente, ci sta, eh. Però non. Ma si chiama che la salsa e fagioli, ragazzi. Aspetta che vado a cercare prima. Ho scritto a Sara prima. Com'è che si. Lo so che è uno spiegone, ma mi piace metterlo lo stesso lo spiegone. C'ho tutti i problemi degli scrittori esordienti, c'ho paura di non essere capito. L'anco. Una salsa dolce alla sostra ricavata dai fagioli a zucchi. Secondo me una buona idea è quella di Aura, magari non nella stessa frase, ne vuoi uno, io lo sguardo della donna non sembra a offrirlo con gentilezza, non fa ingrassare, magari Teresa nota quello sguardo giudicante, passivo-aggressivo che aveva la sua vittima. Un po' veloce, però, così Chiarid. È un po' veloce, un po' troppo veloce. Doriaki Zero. Erano un sacco di kanji che spiegavano questa cosa qua. Aspetta, che ho sbagliato a scrivere qua. Real.
Sì, bravo. Ah, beh, adesso già gli ho detto che non è Nutella e non posso anche dire che cos'è l'anco. D'altra parte lo sappiamo tutti cos'è l'anco. Figurati, mangio tutti i giorni l'anco. Aspetta, non ho detto dove. Assolutamente, un bel glossario ci serve per noi ignorantoni. Nota a piedi pagina come ha Machado e come, diciamo, il predecessore più illustre, il buon Dave Wallace. Tanto amato da Teresa. Ok, qui adesso ci vuole la frase. Allora ragazzi, sono le 22:45. Troviamo questa frase e poi stacchiamo. Però troviamola questa frase, cioè troviamo questa frase figa. Perché lei le ha chiesto, ne vuoi uno? Teresa è ancora un po' imbambolata. Però aspetta, stiamo ancora un attimo su questo paragrafo perché possiamo migliorarlo. Un'impercepibile residuo di quella che sembra Nutella, ma che in realtà, virgola, ma che in realtà è anco su un angolo della bocca. No, brutto, su un angolo della bocca. Colore del rossetto. Colore del rossetto. Un colore particolare, però elegante. Io non so niente di colori, ragazzi. Colore di rossetto. Colore di rossetto anche un po' posh, come dicevamo, no? Un colore di rossetto. Bordeaux, sì. Ma non scusate. Voglio dei nomi strani, ragazzi. Voglio dei nomi strani. Dei nomi strani. Sono questi dettagli che fanno la differenza. Qui abbiamo bisogno di un colore. Malva, siena bruciata. Ecco, lo sapevo, Sara, che sapevo che arrivavi tu. Che cazzo è il Ruby Uo? E com'è sto Ruby Uo? Andiamo a vedere com'è sto Ruby Uo. Stasera ci stiamo facendo una cultura grazie a Sara perché ci stiamo facendo. Donna, ma è super rosso. No, troppo acceso. Dai, questo rossetto, dove vai? Questo rossetto qua? O no? Adesso ce l'hai tu. Non lo so. Ruby Woo. Deve fare contrasto col marrone. Quindi non può essere neanche troppo simile al marrone. Quindi ci può stare che sia rosso. Però mi sembra tanto rosso questo, Sara. Cioè, mi sembra proprio una roba abbastanza vistosa.
Cioè, è posh questo rossetto qua. Un rosso ciliegione intenso con sottotono blu. Addirittura. Perché cazzo è Russian Red, ragazzi. Andiamo a vedere sto Russian Red. Russian Red. Io non so, non noto la differenza. Mi sembrano tutti rossi uguali. Vabbè, Ruby Uo mi piaceva di più il nome, però. C'è una sfumatura di rossetto. No, Russian Red mi sembra un po' sopra le righe come nome. Non che Ruby Woo. Cazzo, è veramente l'esadecimale, Dante. Come mi capisci, Dante? Fossimo in un altro racconto, vai da mettere l'esadecimale. Però dovrebbe essere un uomo o comunque una donna di scienza che fa questa. Sì, sarebbe fighissimo. Sì, un altro racconto. Teniamocela buona st'idea dell'esadecimale per il rossetto, eh. Perché Russian Red. Più che altro il Ruby Woo. Non sono stato symbol. Vabbè, buttiamoci sto Russian Red, dai. Traiettoria del rossetto, che poi così non dobbiamo neanche, non ci sono neanche dubbi su che tipo di colore è, perché se io leggo in un racconto un rossetto, com'è che avevi scritto lì? Ruby Woo, io non lo so, può essere blu, può essere verde, può essere arancione, per me è uguale, quindi Russian Red ci sta. Ragazzi, chiudiamo questa live con la frase. Troviamo questa frase, ragazzi. Ruby ciuf ciuf. Perché Rubino? È troppo complicato, Sara. Troppo complicato. Troppo. Madonna, Rubino. Dei geni proprio, eh. Premi Nobel per ragionare su questi nomi. Ecco. Guarda che non fanno ingrassare, sebbene non funziona il mio metabolismo. Un po' troppo esplicita, ma il senso è quello. Ci siamo perfettamente. È un po' troppo esplicita. Cioè, è un po' troppo. E poi un po' troppo rancorosa diretta. Cioè, no, non è neanche diretta, eh. Manca qualcosa. Cioè. Però ci siamo, eh. Ne vuoi uno? Allora, tipo, non ingrassano. Non so perché non mi piace il transitivo. Oh, ciao Berg, ciao Berg. Eh sì, ti sei perso un pezzettino, ma adesso poi alla fine stiamo chiudendo, ma lo rileggiamo. Lo rileggiamo qua, appena troviamo la frase di chiusura, che non è finito il racconto, però. Siamo alla fine della live. Se proprio non ti piace, non fa ingrassare, potrebbe essere qualcosa tipo: vedo che te lo puoi ancora permettere. È un po'. Cioè, vedo che te lo puoi ancora permettere, è un po'. Cioè, nel senso. È un po' too much, secondo me. Secondo me è un pochino too much. Cioè, non ingrassano. Non ingrassano. Allora, le strade sono due. O stiamo sulla frase di Dante, più o meno, nel senso che sai bene come funziona il mio metabolismo. Infatti, no, non deve essere troppo incazzata. Oppure lei dice qualcosa che è un suo intercalare. E dai vecchi tempi io continuo a mangiarli. Una donna non direbbe mai così, ragazzi. Cioè, e dai vecchi tempi io continuo a mangiarli. Non lo direbbe mai una donna. No.
secondo me non ingrassano e qui ci vuole un intercalare, che è l'intercalare che usava sempre. Dobbiamo trovare l'intercalare. Dobbiamo trovare tipo non credi. Bravo Dante, tipo non credi. Tipo non credi. Però non credi e non è abbastanza particolare. Cioè non è una roba che... È una roba che... No, 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 ragazzi, finché non troviamo l'intercalare non si finisce, eh. Bon pota, ecco, siamo un po' sui regionalismi, però tac. Ok, non ingrassano, tac, e non proprio. Dicono, ci siamo, sian lì. Sto pensando agli intercalari che usano le persone che conosco. O quelli che uso io, però. Va là? Ci siamo. E dai anche ci sta, ma non è quello che palle. Sai è figo, non so quanto potrebbe essere però. Su via, cavolo, ci siamo, è quella roba lì. Su via è un po' toscano, non lo so. O italiano. Fattuale. Fattuale è bello, però. È fattuale, sai che. Fattuale. Dai, non ingrassano, fattuale. Cavolo. Ma sì, sono d'accordo. Non ingrassano, virgola, sai. Ci vuole il punto di domanda? No, è un'affermazione. Non ingrassano, sai. Ci sta. Per ora la teniamo così. Prossima volta ripartiamo da qua. Diamo una letta veloce, velocissima, e vediamo com'è venuto. Sì, è vero, sai, è una di quelle parole che perde di senso poi a continuare a leggere e a pronunciare. Il treno si ferma e l'orecchio di Teresa viene quasi strappato dagli auricolari che tengono a penzoloni il cellulare. Si era assopita, complice la monotona voce del conduttore di un pessimo podcast di cronaca nera. Il conduttore è un suo amico e l'indomani le chiederà sicuramente un parere sulla nuova puntata. Lei,
ovviamente mentirà, come fa sempre la redazione. Alza lo sguardo, riemergendo nella società civile che aveva abbandonato pochi minuti prima, sprofondando nel sedile in pelle sintetica blu che gli si appiccica alle cosce. Avrebbe dovuto mettere dei pantaloni. Accanto a lei, fortunatamente, non c'è nessuno. Non avrebbe sopportato il sudore di un estraneo. Già il suo le dà la nausea. Il vagone è pieno per metà. I pendolari come lei si nascondono in mezzo a chi ha bisogno di mostrare il biglietto al controllore. Un campionario di personaggi che difficilmente avrebbe scelto di inserire nel romanzo che stava scrivendo. L'eterno romanzo incompiuto che chiunque in editoria ha nel cassetto, il biglietto da visita di ogni aspirante che si rispetti. La parola scrittore portasfiga si pronuncia solo dopo aver firmato un contratto. La studentessa universitaria che ascolta un messaggio audio infinito, il ragazzo nero con l'Apollo dell'azienda sudata, la madre con il bambino rumoroso, c'è sempre un bambino rumoroso in una carrozza del treno. Quel tipo di personaggi che David Foster Wallace, in un vecchio discorso davanti a una platea di ventenni iperscolarizzati, prodotto di un costosissimo college privato, avrebbe incitato a compatire. A cercare una motivazione e un senso dietro comportamenti semplicemente fastidiosi, come il togliersi le scarpe e urlare al telefono, anche solo fregarsene se il proprio figlio sta correndo per il corridoio in maniera isterica. Per Wallace, quei comportamenti sarebbero il sintomo di un passato travagliato, una situazione familiare o lavorativa tesa, il frutto di una vita decisamente peggiore di quella di Teresa. Ma Teresa è sempre stata sui coglioni, David Foster Wallace, e farsi fare la morale da un sociopatico con manie depressive, anche no. Si alza dal sedile, senza nemmeno sforzarsi di guardare fuori dal finestrino. Non le interessa dove il treno si è fermato, le interessa soltanto che riparta il prima possibile. Rovescia nella borsa la sua roba disseminata sul tavolino: bottiglietta d'acqua, taccuino, iPhone, senza dimenticarsi del caricatore nella presa incastrata tra le due poltrone. Percorre il corridoio alla ricerca del controllore, che intravede nel vetro crepato della porta che divide la sua carrozza da quella successiva. Sa di non poter fare niente per velocizzare la ripartenza, ma lamentarsi è la cosa che le riesce meglio, almeno così le hanno ripetuto per tutta la vita. La maniglia di metallo, scolorita dalla pressione di centinaia di migliaia di mani diverse, scivola tra le sue sudaticce. Le fa schifo toccarla, ma le fa ancora più schifo pensarlo. La porta del bagno la colpisce una, due, tre volte. Il bambino di prima, quello rumoroso, quello la cui madre sta ridendo davanti a un reel su Instagram, si sta divertendo a testare la solidità dei cardini smangiati. Il bambino esce dal bagno, la fissa, come solo i cuccioli d'uomo in un'età compresa tra i 5 e gli 8 anni sanno fare, un misto di sfida e disprezzo, con quella capacità di radiografare l'intenzione di chi gli si para davanti. Teresa finge indifferenza, ma i bambini sono come animali, fiutano la paura, hanno la punta, corre nella sua direzione e lei non può far altro che scansarsi, appiattendosi contro la parete del corridoio. L'umpa-lumpa però non è soddisfatto, e con la destrezza che non le permette e con una destrezza che non le permette di reagire, fa scivolare il taccuino che sbuca dalla borsa di Teresa nelle sue mani e sfreccia nel corridoio. Per il corridoio. Costretta all'inseguimento, Teresa si ritrova di nuovo al punto di partenza, imbarazzata nel correre dietro a un bambino che non conosce, indispettita dal disinteresse generale, finché per fortuna il ladro decide di abbandonare la rifurtiva per completare la perfetta uscita ad effetto, tuffandosi dietro il sedile dell'ultima fila. Il taccuino, che Teresa nota subito ammaccato per la caduta, è atterrato sulle unghie perfettamente laccate e lasciate scoperte da un sandalo dall'aspetto costoso. Il suo sguardo risale, la figura slanciata e incomprensibilmente elegante, nonostante la scomoda seduta di quelle poltroncine. La ragazza non sembra nemmeno essersi accorta dell'accaduto, ma sta continuando a mangiare in maniera disinvolta dei dorayaki estratti da una busta fucsia tempestata di kanji. Il viso le ricorda il suo ultimo match su Tinder, un disastroso appuntamento dominato dall'incomprensione e sfociato nella noia di una sterile conversazione giustificata soltanto dalla speranza di portarsi a letto quella travel blogger 25enne. Tergiversando ancora qualche secondo nel raccogliere il taccuino in modo da poterla osservare ancora un attimo prima di tornare al suo posto, Teresa non può che chiedersi come un fisico così possa permettersi di ingozzarsi di dolcetti. Ne vuoi uno? Gli occhi nocciola della sconosciuta, grandi, straordinariamente grandi per un viso rotondo come il suo, il sacchetto fucsia che si avvicina alla faccia di Teresa, un impercettibile residuo di quella che sembra Nutella ma che in realtà è anco, rovina la perfetta traiettoria del rossetto Russian Red. Non ingrassano, sai? Sì, dai. Aspettate, eh. Vero? No, mica. Non ingrassano mica, dici? E se l'intercalare fosse dialettale, riportasse i due a casa o meglio a scuola, dove andavano a scuola? Mettiamo mica. Non ingrassano mica. Non ci vuole la virgola, vero? Non ingrassano mica. Mica mi piace di più. Non
Non ingrassano mica, che è un po' un regionalismo, il mica. È un po' piemontese il mica, non ingrassano mica. Quindi, se, mi sta piacendo anche a me. Mi sta piacendo anche a me, devo dire. Nani non è un po'. Non è poco politicamente corretto. Johnny Hosti assolutamente non è politicamente corretto, e proprio per quello noi lo mettiamo, perché non è politicamente corretto. Comunque, il racconto sta venendo abbastanza bene. Secondo me, ci basta un'altra live e lo chiudiamo. Perché qui basta veramente adesso un giro di dialogo, un paio di ricordi e.